Ciao, sono Valentina, insegnante di Energy Balance per Italiana Fitness. Anche oggi lavoreremo insieme e spero che vi divertirete perché non utilizzeremo il bastone. Oggi l'ho portato solo per farvi vedere come andremo a lavorare, lo schema che andremo a seguire. Si lavorerà su cinque piani, quindi immaginiamo cinque linee. La prima è la verticale, il primo piano. Poi ci sposteremo su un piano inclinato. Immaginate che questa sia la testa di 35, 40, 45 gradi. Poi andremo sul piano orizzontale, inclineremo verso il basso la testa, quindi il piano, quindi 135-140 gradi circa, e poi andremo a testa in giù, quindi 180 rispetto al primo piano. Complicato? Adesso tanto lo mettiamo in pratica, tranquilli. Allora, lasciate pure il bastone e iniziamo il nostro riscaldamento. Allora, sta cominciando anche a piovere, ma noi non ci ferma nessuno, anzi la pioggia di primavera ci piace. Quindi cominciamo il nostro riscaldamento con i piedi uniti, portiamo il busto verso l'alto, attiviamo leggermente l'addome e cominciamo a sollevare i talloni, quindi li riappoggiamo. Quando faccio questo lavoro di sollevamento, devo mantenere la linea di tutto il corpo. Benissimo, attivo l'addome, continua, ancora. Un po' più indietro più meglio e ancora 3, 2, 1. Adesso mi metto di profilo per far vedere, solleva una volta i talloni e quando atterri prova a sollevare le punte, anzi gli avampiedi, sempre mantenendo l'allineamento del corpo. Bene, quindi l'addome è attivo e i glutei sono attivi, e ne facciamo ancora 4. 2, benissimo, 1 e torno. Adesso porta i piedi paralleli sotto la linea delle anche, sposta il peso sulla gamba destra e il tronco continua a tirare verso l'alto, stacca appena da terra la gamba sinistra e sciogli prima le dita del piede, fai finta di voler afferrare qualcosa come se il piede fosse una mano, stringi forte quella cosa tra le dita e poi lasciala cadere. Il tronco continua a tirare verso l'alto, adesso il movimento passa all'altezza della caviglia, faccio delle circonvulsioni in un verso, 5, 6 e nell'altro. Benissimo. Cambiamo gamba e facciamo la stessa cosa. Il peso sulla gamba sinistra, solleva il tronco, stacca il piede destro da terra e inizia a lavorare con le dita, fai presa e lascia, fai presa e lascia. Spingi forte, forte e poi allarga meglio che puoi le dita del piede. Bene, sposta il lavoro sulla caviglia, circonvulsioni in un verso e nell'altro. Ok, adesso portiamo di nuovo i piedi paralleli, pieghiamo leggermente le ginocchia e andiamo ad appoggiare a terra solo la parte esterna del piede e poi la parte interna, quindi sono movimenti laterali, di flessione laterale delle caviglie. Il resto del corpo rimane sempre sulla stessa linea. Bene, ancora 3, 2, 1 e faccio lo stesso tipo di lavoro cambiando il piano di movimento, quindi mi metto di profilo per fartelo vedere, andrò a sollevare un avampiede e un tallone contemporaneamente, poi scambio. Benissimo. Come se camminassi sul posto, non è per questo, visto frontalmente. Adesso mantieni i piedi uniti con le dita dei piedi, aggrappati bene al pavimento, fai presa, tieni le gambe quindi unite, strette una contro l'altra e muovi le ginocchia su una traiettoria circolare, prima in un verso, rilassa le spalle, le braccia, respira naturalmente e l'ultima e cambio verso. Adesso ricarichiamo le gambe, cercate una buona apertura, le punte dei piedi vanno verso l'esterno e facciamo lo stesso lavoro con le anche. Adesso le mani si poggiano sui fianchi ed è il bacino che andrà a disegnare una traiettoria circolare.
lavorare prima in un verso, mi radico ben a terra con il piede destro sulla schiena, porto fuori le braccia, quindi il palmo della mano guarda verso l'alto, sollevo la gamba sinistra e faccio gondolare, oscillare la gamba in avanti e indietro. Tieni l'addome attivo e cerca di mantenere la linea del corpo. Fai lo stesso movimento lateralmente, provo a far oscillare la gamba lateralmente. La coscia rimane parallela al piano del pavimento. E stop. Andiamo gamba. Praticate bene il piede sinistro, fuori le braccia, sul tronco. Facciamo oscillare la gamba destra, avanti e indietro. Adesso fai delle oscillazioni laterali. Teniamo i piedi paralleli, le ginocchia sempre leggermente piegate e andiamo a fare delle circonvenzioni con le spalle. Indietro. Fuori le braccia come prima, tese. Da questa posizione ripeti delle piccole circonvenzioni con le spalle indietro, con le braccia cerca di mantenere il piano parallelo a quello del pavimento e in avanti. Adesso un braccio ruota indietro, quindi andrò a puntare con il pollice destro verso il bordo e l'altro ruota indietro, perché il mio pollice sinistro dovrà andare in avanti. Lo facciamo contemporaneamente, poi scambiamo. Immagino una linea spirale che si avvolge intorno alle braccia, parte da una mano e attraversando le braccia, le spalle, il torace arriva all'altra mano. Esatto. Ancora te, respira, ancora due, uno. Adesso da qua sollevo il braccio destro e fletto il gomito, porto giù il braccio sinistro dietro la schiena e fletto anche quel gomito e scambio, cercando di mantenere il più possibile il collo fermo in linea con il resto della colonna. Prova a velocizzare un po' il movimento, respira. E ancora, 4 e 2, 1 e lascia. Adesso ruota il collo a destra senza muovere il resto del corpo, torna al centro, ruota a sinistra, muove solo il collo e spalle ferme. Ancora ruoto a destra e da lì inizio a fare una circonduzione completa anche nell'altro verso. Respira, senti i piedi ancora saldamente radicati a terra e il peso del tuo corpo distribuito in maniera omogenea sotto i piedi. E stop. Torniamo al centro. Adesso unisci le gambe, apri il petto ruotando indietro le spalle, le braccia e comincia a scendere in avanti solo muovendo le anche, quindi ruota il bacino in avanti e mantieni la schiena piatta. Quando senti che non riesci più a mantenere quell'assetto perché c'è tensione, piega le ginocchia, continua a scendere così, appoggia l'addome sulle cosce e rilassa giù la testa e risali srotolando pancia dentro. Benissimo, lo ripetiamo, vai in estensione con la spina dorsale, ruota in avanti il bacino, scendi,
gambe tese finché è possibile, poi piego le ginocchia, continuo a scendere, mi appoggio sulle cosce e mi abbandono. E torno sempre risucchiando l'ombelico verso l'interno. Ancora una volta. Pancia dentro, schiena piatta, le spalle lontane dalle orecchie. Le gambe tese finché posso. Piego, mi appoggio e rilasso. Adesso andremo a fare il contrario. Allora, manteniamo le gambe tese e cominciamo a scendere flettendo la colonna. Quindi inizio dal collo, la zona cervicale, poi il dorso, pancia dentro, lascio abbandonate le braccia, fletto la zona lombare, arrivo finché posso, fin dove posso con le gambe tese, piego le ginocchia, mando indietro le braccia e le spalle, comincio a riattivare la schiena che si appiattisce e salgo, il movimento parte stavolta dalla testa, guarda avanti, ruotale anche verso l'alto, inspira e ripeti, fletti la colonna, risucchia l'ombelico, arriva alla massima flessione consentita, poi piega le gambe, manda indietro braccia e spalle, apri il petto, appiattisci la schiena e risali, lo facciamo ancora una volta. Respira e scendi. Piega, estendi la colonna, torna su. Adesso prendi un bel respiro sollevando le braccia e lascia. Benissimo. Mantieni le gambe unite, i piedi uniti, apri sempre il petto. Solleva il braccio sinistro, inspira, espirando fai una flessione laterale verso destra. Attiva l'addome, ritorna al centro, inspira, tira verso l'alto col braccio sinistro, espira e lascialo cadere, senza resistenza. Sciogli anche la zona della spalla. Bene, cambiamo braccio, inspiro, tiro verso l'alto, allungo il tronco, espiro, fletto lateralmente a sinistra. Attivando l'addome, torno al centro, tiro verso l'alto, prendo un bel respiro, espirando lascio cadere e aspetto che il movimento di oscillazione si esaurisca da solo, la spalla è completamente abbandonata. Ripetiamolo ancora, braccio sinistro su, inspira, espira, flessione a destra finché puoi, attiva l'addome, tira dentro la pancia, torna al centro, inspira, lascia cadere, fuori via. E lo facciamo ancora una volta col braccio destro. Inspira. Espira, fletti. Pancia dentro, torna al centro, tira verso l'alto. Inspira. Espira, lascia. Benissimo. Ultima sequenza, piccola piccola, già fatta anche prima. Scendiamo e risaliamo in flessione spinale, cioè arrotoliamo e srotoliamo la colonna. Un bel respiro, risucchia l'ombelico, gambe tese, espira, inizia a scendere. Scendi e arriva fin dove puoi. Sempre in dentro l'ombelico, mi raccomando. Da qua inizia a risalire srotolando una vertebra dopo l'altra. E lo facciamo ancora due volte. Inspiro, via. Inspiro, mi preparo, espiro, risalgo. Fallo l'ultima volta. Torna piano piano. Adesso, quando viene sulla testa, solleva le braccia, prendi un bel respiro, allungati verso l'alto e di nuovo, espirando, lascia cadere le spalle e le braccia. Benissimo, siamo pronti per lavorare. Allora, siamo pronti a cominciare. Ci mettiamo con i piedi uniti. Mi metterò di leggerosi di profilo per farti vedere meglio le posizioni. La posizione è questa, gambe tese e busto in linea con le gambe, appunto. Apri il petto, ruota indietro braccia e spalle,
e iniziamo a fare un mezzo squat, che vuol dire piego le ginocchia, mando indietro il bacino, inclino il busto in avanti, ma devo continuare a sentire il peso sui talloni, come se dietro di me ci fosse una sedia e io volessi andare a sedermi. E ritorno sulla linea verticale. Lo ripetiamo qualche volta di seguito. Ricordati di risucchiare l'ombelico, quindi di attivare l'addome per stabilizzare soprattutto la zona lombare del tronco, della schiena. Apri il petto, risucchia l'ombelico, scendi trasferendo il peso sotto i talloni. E torna. Ogni volta che ripeti questo movimento, vedi se riesci a scendere un pochino di più. Attenzione però, non sono le ginocchia che cadono in avanti, ma è il bacino che deve sbilanciarsi indietro, quindi il peso sulla parte decisamente posteriore del piede. E torna. Facciamo ancora. Le braccia tese lungo il tronco, sempre. Quindi seguono il piano della schiena. Ancora una volta. Prova a scendere un po' di più, sempre se questo non compromette però gli angoli. Quindi attenzione alle ginocchia, non superano mai la linea dei piedi. E torno. Benissimo. Inspira da qua, recupera, quindi risucchia l'ombelico, espira e scendi flettendo la colonna, sempre arrivando dove vuoi. Pancia sempre in dentro. Quando siamo pronti risaliamo srotolando le vertebre. E ripetiamo la sequenza di prima. Inspiro, espiro, scendo, pancia dentro, schiena piatta, le spalle lontane dal collo. Adesso raggiungo la inclinazione che posso gestire, che mi permette di mantenere l'allineamento, e inizio a sollevare il braccio destro, portalo fuori e poi su. Avvicina il braccio all'orecchio. La spalla non si avvicina al collo ma rimane bassa, eh? Occhio, dovresti sentire che tira tutta la fascia dorsale destra, ma non il collo, eh? Porta di nuovo fuori quel braccio, fallo scendere lungo il tronco e risali e torna a guadagnare la linea verticale. Lo ripetiamo con l'altro braccio. Scendi, piega, vai indietro con il bacino e col peso del corpo, arriva dove vuoi, anche meno di così, eh? Mantieni stabile il tronco, pancia dentro, fuori il braccio sinistro e portalo su verso l'orecchio. La spalla rimane bassa, occhio. Di nuovo fuori e lungo il tronco. E torniamo qui. Ripetiamolo ancora una volta, destra-sinistra. Scendi, vai indietro col bacino, stabilizza il tronco, apri, porta sul braccio destro. Schiena piatta, spalle indietro. Torna e risali. Ripetilo col sinistro. Scendi, pancia dentro. Mantieni, senti il peso sotto i talloni, eh? Apri e torna giù col braccio e risali. Bene, inspira, gambe tese, fletti, espira, pancia dentro. E torno srotolando lentamente le vertebre. Diamo un bel respiro e lascia andare. Proviamo a fare la stessa cosa adesso sollevando tutte e due le braccia contemporaneamente. Il lavoro si sentirà molto, oltre che sulla zona delle cosce ovviamente, probabilmente anche dei glutei, ma lo sentirai molto sulle fasce dorsali, sui paravertebrali anche, perché è lì che andiamo a sollecitare maggiormente il corpo. Mi raccomando, l'addome contratto, eh? Allora, da qua arriva nel petto. Sposta il peso verso i talloni mentre scendi, ombelico risucchiato, eh? Arriva dove puoi, non ti preoccupare, è soggettiva l'inclinazione, apri tutte e due le braccia e portale verso le orecchie, mantenendo le spalle lontane dal collo, giù le spalle, tira verso la schiena, zona della schiena, ma non c'è tensione sul collo, eh? Di nuovo fuori, giù le braccia, risali, inspira, espira e recupera, scendi flettendo. Risali srotolando e lo ripetiamo ancora una volta. Inspira,
apri, inclina, risucchia l'obelico, porta il peso verso i talloni, apri le braccia tutte e due, portale verso le orecchie, occhio al collo, sempre libero, e fuori le braccia, spingi con le gambe e risali, inspira, espira, scendi. E risali srotolando la colonna. Prendi un bel respiro, di nuovo vai su verso l'alto e torna. Attenzione, perché andiamo ad aggiungere un'altra cosa adesso. Cominceremo a staccare una gamba da terra, quindi a lavorare sull'equilibrio. La gamba che ci sosterrà sarà la destra, la sinistra sarà quella che si stacca. Attenzione alle linee. La prima è quella verticale, quella di partenza, quindi prendi un bel respiro, pancia dentro, espira, inclinati di circa 45 gradi, dai 30 ai 45 gradi, bene. Ora porta fuori le braccia, pancia dentro, solleva, attenzione, trasferisci il peso sulla gamba destra, sul tallone, sul gluteo, e manda dietro la gamba sinistra tesa, il piede sfiora il pavimento, la gamba si allinea alla schiena. Stacca il piede da terra e torna portando il ginocchio sinistro al petto. Torna sulla verticale e appoggia. Benissimo. Facciamo dall'altra parte, un giro di qua così devi questa gamba. Inspira, respira, scendi, risucchia l'ombelico, porta il peso dietro, il bacino va indietro, mi raccomando. Fuori le braccia, poi su. E da qua giù le spalle, sposta il peso a sinistra e manda dietro la gamba destra tesa, sfiora il pavimento col piede, quando ti senti pronto solleva, comprendo il gluteo. Adesso tieni quel piede sollevato e torna sulla linea verticale, porta il ginocchio al petto e riappoggia, prendi un bel respiro e scendi. Risali srotolando. Bel respiro. E lascia andare. Bene. Allora, anche smesso di piovere nel frattempo, mi sa che a primavera questo capita, ne andiamo avanti inesorabilmente. E riprendiamo la sequenza dall'inizio, metto sempre di profilo per farti vedere meglio, e poi andremo ad aggiungere qualche elemento. Allora, allinea di nuovo il corpo lungo la linea verticale, del primo piano, quello da cui si parte. Apri il petto, inspira, risucchia l'ombelico, espira e scendi. Ricorda di spostare il peso indietro insieme al bacino. Quando hai raggiunto la tua inclinazione ideale, porta su, prima fuori, poi su tutte e due le braccia. Adesso da qua, giù le spalle, carica la gamba destra e manda dietro la sinistra, staccando il piede dal pavimento. Torna, riportati sulla verticale, solleva il ginocchio, lascia le braccia lungo il tronco e guadagnati adesso il piano orizzontale. La gamba destra, quella d'appoggio, è leggermente piegata, l'altra cerchiamo di stenderla. Il bacino si inclina finché lo sguardo non punta verso il pavimento. Torna portando il ginocchio al petto, quindi non poggiare il piede. Adesso poggia e ripetiamo tutto con l'altra gamba. Di nuovo scendo, carico il peso sotto i talloni, dipendente l'ombelico, su le braccia, ricordati che deve tirare la schiena casomai, ma non il collo, e manda dietro la gamba destra, quindi carica bene la sinistra. Là, stacca il piede da terra e su, porta il ginocchio al petto. Adesso le braccia restano ferme, il bacino si inclina insieme al busto fino a raggiungere il piano parallelo a quello del pavimento, la gamba dietro si allinea alla schiena. Torno portando il ginocchio destro al petto, piede sinistro ben radicato sempre, appoggia, benissimo, prendi un bel respiro, espira e scendi flettendo e recupera. Lascia il collo abbandonato, insieme alle spalle, insieme alle braccia.
srotola una vertebra dopo l'altra, prendi un bel respiro, allungati verso l'alto e lascia andare. Allora, attenzione perché adesso la situazione inizia a complicarsi, La sequenza diventa semplice forse dal punto di vista dell'esecuzione, ma impegnativa dal punto di vista muscolare. Ricordati che la gamba dietro, se non riesci a tenerla sollevata, può sempre andare a sfiorare il pavimento al piede, in modo da avere quel minimo di sicurezza di appoggio che, se serve all'improvviso, è pronto lì, ok? Mi raccomando. Allora, si riparte con i piedi uniti, apriamo il petto, dita delle mani tese adesso, immagina di avere due frecce al posto delle mani, che in questo momento, sei sul piano verticale, puntano a terra. Allora, cominciamo a piegare le gambe andando indietro col peso, col bacino, quindi caricando i talloni, l'obelico risucchiato, porto fuori e su le braccia, adesso le mie mani, le mie frecce puntano verso il cielo. Comincio a stendere la gamba sinistra, quindi il peso è tutto sull'altra, sollevo il piede contraendo il gluteo e allineo il corpo sul piano inclinato. Ora, torniamo su quello verticale, sollevando il ginocchio sinistro. Adesso le mani puntano di nuovo a terra, mi sposto sul piano orizzontale, la gamba dietro tesa, quella d'appoggio piegata, le mie mani puntano esattamente dietro di me, insieme al piede sinistro. Da qua il bacino dovrà inclinarsi in avanti verso il pavimento col bacino e il busto, la testa si avvicina a terra, il piede sinistro e le mani puntano verso il centro. Spingi con la gamba destra e riappoggio il piede sinistro a terra. Bene, proviamo a farlo anche dall'altra parte. Guarda, sempre da qua. Risucchia l'ombelico, di nuovo porta il peso dietro, manda indietro il bacino, mantieni la schiena piatta, apri e porta sulle braccia, respira. Adesso carica la gamba sinistra, manda indietro la destra tesa, solleva il piede contraendo il gluteo e allinea tutto il corpo, torna su, braccia scendono, ginocchio destro va verso il petto. Adesso le mani puntano a terra, comincio a guadagnare il piano orizzontale. Le mani puntano dietro di me, insieme alla gamba, al piede destro. Ora, da qui, la gamba d'appoggio rimane piegata, dovremo inclinarci verso il basso. Quindi, da qua, piano piano, scendi con la testa, col busto, lascia salire dietro la gamba e punta con le mani al cielo. E torna. Spingi con la gamba sinistra e possiamo recuperare. Prendi un bel respiro, gambe tese, scendi espirando. Risucchia l'ombelico, rilassa il collo, le spalle, le braccia, la schiena. Risali srotolando. Prendi un bel respiro, allungati verso l'alto e lascia cadere spalle e braccia. Bravi, bravissimi. Se siete arrivati fino a qui, siete dei tipi tosti. Lo facciamo da capo e vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche altra cosetta. Allora, piedi uniti, apri bene il petto, ricordati che stai lavorando sull'allineamento, soprattutto sugli estensori della colonna, quindi il lavoro si deve sentire molto gli arti inferiori, ma sulla zona della schiena, sia lombare che dorsale. Allora, peso indietro, bacino indietro, pancia dentro, sulle braccia, e già comincio a sentire che tira la schiena, ma libero il collo, giù le scapole, giù le spalle. Carica la gamba destra e manda dietro la sinistra. Torna su. Porta sul ginocchio. Adesso lascia ferme le braccia e portati sul piano orizzontale. E qui metteremo una variante. Occhio, mantieni. Ora le tue braccia sempre tese scivolano sul piano orizzontale e si portano avanti, un po' come hai fatto prima, di nuovo verso le orecchie, allontanando le spalle dal collo. Prova ad inclinare il piano verso il basso adesso. Piede sinistro punta verso l'alto, le tue frecce, le tue mani insieme alla testa puntano verso terra.
porta le mani in appoggio vicino al piede destro, fai scendere anche il sinistro, unisci le gambe, stendile, rilassa il collo, la schiena, le spalle. Risucchia l'ombelico e srotola piano piano le vertebre per salire. Chiama. E prendi un bel respiro. E lascia andare. Bene. Proviamo a farlo anche sull'altra gamba. Si parte sempre con tutti e due i piedi a terra. Apriamo bene il petto. Facciamo finta di sederci. Rifichiamo l'ombelico, peso sui talloni, da qui fuori le braccia e poi verso le orecchie. Carico la gamba sinistra e mando dietro la destra tesa, glutei contratti. Torno sulla linea verticale. Adesso mi sposto su quella orizzontale. Piega la gamba d'appoggio. Ora, da qui le tue mani sono due frecce. Piano piano, fai scivolare le braccia sul piano parallelo al pavimento e con le tue frecce vai a puntare davanti a te. Adesso inclina questo piano e le tue frecce punteranno a terra, il piede destro punta verso il cielo. Invece di risalire si scende, mani a terra vicinissime al piede sinistro, unisco i due piedi, le due gambe, le stendo, giù il tronco, giù la testa. Se poi con le mani non arrivi a terra ma ti fermi qui in alto va benissimo lo stesso. Risucchia l'ombelico e srotola lentamente. Piano. Prendi il respiro, allungati verso l'alto. E lascia. Siamo quasi giunti al termine della nostra sequenza. La ripetiamo da capo. Se siete stanchi potete sempre approfittare di questi piccoli stacchi per magari mettere in pausa il video e riposarvi un attimo. Io non so quale sia il livello di allenamento di ognuno di voi, quindi adattate pure il video alle vostre esigenze. Allora, siamo di nuovo qui, riprendiamo dall'inizio e poi andiamo avanti. Io abbiamo quasi finito da qua, allineati lungo la verticale, poi comincia a spostare il peso indietro insieme al bacino, immagina di sederti, sposta le braccia quasi contemporaneamente alla discesa delle gambe e allinea le braccia e la schiena. Adesso andiamo ad allineare con la schiena anche la gamba sinistra. Benissimo, torniamo su e le braccia scendono mentre il busto viene verso l'alto sul ginocchio e andiamo a guadagnarci il piano orizzontale. Gamba dietro tesa, le mani puntate dietro di te. Adesso fai scivolare le braccia sempre sullo stesso piano e spostale avanti. Controlla che le scapole slittino indietro per mantenere il collo libero. Ora inclina il piano verso il basso. Le mani puntano verso terra, il piede punta verso il cielo. Invece di salire andiamo a appoggiare le mani a terra vicinissime al piede d'appoggio. Avviciniamo la fronte al ginocchio destro e cerchiamo di far salire il più possibile la gamba sinistra, forzando con il lavoro del gluteo. A questo punto fletti il ginocchio sinistro e lascia cadere il piede verso il bacino. Porta giù la gamba, piano piano. Unisci i piedi, risucchia l'ombelico e sali srotolando le vertebre. Piano. Prendi un bel respiro quando viene su anche la testa. E lascia. E ripetiamo dall'altra parte. Allora, sempre con i piedi uniti per iniziare, apriamo bene il petto, braccia tese, cominciamo a spostarci indietro col bacino, col peso del corpo e a sollevare le braccia. Adesso carica la gamba sinistra e manda dietro la destra. Un'unica linea, le braccia, la schiena, la gamba destra. Torna su, solleva il ginocchio, guadagna il piano orizzontale. La gamba d'appoggio, te lo ricordo, sempre leggermente piegata. Ora fai scivolare le braccia sul piano orizzontale e portale avanti. Le mani, come due frecce, puntano esattamente davanti a te. Adesso inclina questo piano e le tue frecce punteranno a terra. La gamba destra punta verso l'alto. Fai scendere le mani accanto al piede d'appoggio,
chiuditi verso la gamba d'appoggio, avvicina la fronte al ginocchio, quindi rilassa il collo, e cerca di far salire il più possibile la gamba destra, sollevala contraendo il gluteo, poi fletti il ginocchio e lascia ricadere il piede verso il bacino. Abbassa piano piano la gamba destra, riunisci i piedi, di nuovo ritucchia l'ombelico e srotola le vertebre. Un bel respiro e lascia cadere le braccia. Proviamo a ripeterlo, magari aggiungiamo anche un'altra piccolissima cosa. Allora, peso su tutte e due le gambe, apri il petto, sposta il peso indietro, risucchia l'ombelico, solleva le braccia e da qua carica solo la gamba destra, manda dietro la sinistra appesa. Gluteo contratto, sali, sali, sali. Adesso inclina di più e raggiungi il piano orizzontale. Fuori le braccia e avanti. Dopodiché libera la zona cervicale. Inclina ulteriormente il piano. Bene. Porta le mani in appoggio accanto al piede destro. Giù il busto, giù la testa. Guardati il ginocchio destro. Fai salire la gamba sinistra, contrai il gluteo e fletti quel ginocchio. Peso sulla mano sinistra che si aggrappa bene a terra e stacchiamo da terra la gamba e la mano destra che o va sulla schiena, passaggio più facile, oppure se senti di essere vicino afferra il piede con questa mano. Ok, riportiamo a terra la mano. Il piede sinistro piega anche la gamba d'appoggio, non stressare mai le ginocchia e torna su srotolando la colonna e lo ripetiamo subito sull'altra gamba. La respiro prima e lascia. Bene, apri di nuovo il petto, estendi il dorso, porta il peso indietro, l'ombelico dentro, fuori e sulle braccia. Ora carica la gamba sinistra, manda dietro la destra, un'unica linea inclinata, torna su, porta sul ginocchio, vai sul piano orizzontale, occhio al piede d'appoggio sempre ben radicato, fuori le braccia, portale avanti, guarda dove puntano le tue mani. Inclina il piano, le mani ora puntano a terra, il piede destro punta verso l'alto, il gluteo contratto, mani a terra vicino al piede d'appoggio, giù la testa, chiuditi verso la gamba sinistra, solleva l'altra il più possibile, flash il ginocchio, ora concentrati sulla mano destra che si radica bene a terra, stacca dal pavimento la mano sinistra, o la porti sulla schiena o afferri il piede. Distribuite bene il carico tra la gamba sinistra e il braccio destro, usate il braccio. E lascio la presa, riporto a terra prima la mano, poi il piede e poi da qua srotolo le vertebre. Un bel respiro quando arrivi su con la testa. E lascia. Bene, lo facciamo ancora e andiamo a chiudere questa sequenza. Da capo, vai. Respira naturalmente. Carica a destra, manda dietro la gamba a sinistra. Torna. Adesso scendi sul piano orizzontale. E sposta le braccia. Portami avanti. Adesso inclina questo piano. Bene, mani a terra e chiuditi verso la gamba d'appoggio. Sei di nuovo sulla linea verticale, però attesa in giù, sulla gamba sinistra. Aperti il ginocchio. Radica la mano sinistra a terra e solleva la destra. Se ci riesci, prendi il piede, altrimenti poggi la mano sulla schiena. Ok. Adesso, che la mano stia in presa o che sia appoggiata sulla schiena, fai questo movimento, piega la gamba d'appoggio, allungati in avanti partendo dalla testa, inizia ad appiattire la schiena, cerca di riguadagnare il piano orizzontale,
Quando senti che la mano sinistra non è più pesante, carica, porta il braccio teso lungo il tronco. Se riesci, se eri già in presa, anche con questa mano prendi il piede. Un piccolo sforzo, l'ultimo, spingi con la gamba destra e risali. E lascia. Tutto da capo dall'altra parte, dai che abbiamo finito. Vai, scendi come se volessi sederti. Respira, carica a sinistra, manda dietro la gamba destra e torna su. Vai sul piano orizzontale, sposta le braccia. Adesso inclina questo piano. Ora scendi e guadagna di nuovo la linea verticale invertita. La testa è giù e la gamba è verso l'alto. Verso il ginocchio. Carica il peso a destra e stacca la mano sinistra. O prendi il piede o poggi la mano sulla schiena. Piano piano adesso piega la gamba d'appoggio. Inizia a guardare avanti, allungati in avanti, separa le vertebre, allunga la schiena, torna sul piano orizzontale, alleggerisci la mano destra e solleva anche quella. Se ci riesco, prendo il piede. L'ultimo sforzo, con la gamba sinistra, torno su, appoggio il piede, un bel respiro. Mantieni le gambe tese adesso e scendi flettendo la colonna arrivando fin dove puoi. E rimani in questa posizione. Stavolta ti chiederò di sbilanciare il peso in avanti verso le punte dei piedi, quindi alleggerisci i talloni, e lasciati cadere. Respira, senti il torace che cede, le vertebre che si distanziano, il collo, la schiena si decomprimono, il respiro è profondo. Ora piega le ginocchia fino ad appoggiare l'addome sui quadricipiti e rimani in una posizione che ormai è quasi comoda, sei in appoggio, non c'è tensione. Sposta tutte e due le mani sul lato esterno del piede destro, quindi fai una leggera torsione col tronco. Ora con le mani poggiati vicino al lato esterno del piede sinistro. Torna al centro, le mani davanti alle punte dei piedi. Se riesci di nuovo, stendi le ginocchia. Ombelico risucchiato e molto lentamente, più di prima, molto lentamente risali. Dai tempo al sangue di defluire gradualmente dalla testa. Piano. Rilassa le spalle, man mano che saliamo le spalle si abbassano e si allontanano dal collo. Si rotolano le ultime vertebre cervicali pianissimo. Guarda in alto, apri il petto, porta sulle braccia, un bel respiro ampio. Adesso da qua tira verso l'alto come se volessi afferrare qualcosa e lascia cadere solo il braccio destro e anche l'altro. E di nuovo un bel respiro, allungati verso l'alto, tira, tira, tira come se volessi raggiungere qualcosa là in alto e lascia cadere il braccio sinistro e poi anche il destro. E ancora un bel respiro. Rilascia. Bene, avevamo iniziato con la pioggia, chiudiamo con il sole, questa può essere una bella metafora. Adesso ti consiglio di chiudere questa sessione distendendoti a terra, sul tappeto del salotto o su una coperta o su un telo. La posizione distesa, braccia e gambe naturalmente abbandonate a terra, respira profondamente e prenditi qualche minuto per lasciare che le tensioni del corpo si sciolgano, che le articolazioni si liberino da tensioni eventualmente accumulate e soprattutto che le vertebre si riprendano i loro spazi. E ti saluto qua.
Mi auguro che ci rivedremo molto presto con la prossima lezione e nel frattempo auguro a tutti una buona permanenza a casa, sperando che questo periodo finisca molto presto. Un bacio a tutti.